Ciao Vetes.it, secondo film sulla cattività che esce questa settimana dopo Colonia, ma mentre la cattività in Colonia vede coinvolti dei buoni, cioè delle persone che sono andate in Cile ad aiutare la rivoluzione democratica di Allende, sono finiti menati e soggiogati all'interno di una setta di cultisti filonazisti a sud del Cile, Colonia, film assurdo, mentre appunto la cattività in Colonia è di buoni, in teoria la cattività dentro Fiore di Claudio Giovannesi è di cattivi ragazzi, ma sono realmente cattivi questi ragazzi? Daphne e Josh si conoscono all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo, Roma, e lei è bella romana, lui è bello settentrionale, belle le parlate dei due personaggi. Claudio Giovannesi realizza un film pedinamento, la camera è a mano, il campo è sempre molto nascosto agli occhi degli spettatori, si segue Daphne fin dalle prime scene del film, finisce a Casal del Marmo e lì comincia questa relazione molto delicata, molto emozionante, anche ricca di momenti inusuali, con Josh, questo ragazzo che le chiede all'inizio di farle un po' da messaggero d'amore, no? Come Joseph Losey. E allora, vabbè, e il film è tutto come in Colonia di Florian Gallenberg, film orribile. Ci sono giorno 130, giorno 131, passano un sacco di mesi e tu vedi Emma Watson e Daniel Brühl che stanno in questo campo. Qui Giovannesi fa passare i mesi dell'anno e quindi ci sono delle ellissi temporali anche in questo film. La camera a mano e voilà. E un padre che va a trovare Daphne, interpretato da Valerio Mastandrea, un po' passivo, che dire, tutto molto corretto, tutto molto gradevole, tutto molto scontato. Io ho amato molto il primo film di Giovannesi, La casa sulle nuvole, 2009, mi piaceva molto come quel film rappresentasse il conflitto generazionale tra la mia generazione e quei simpaticoni della meglio gioventù che io odio amabilmente, ed è uno dei film migliori su questo contrasto. Li vediamo sempre appunto sulle loro mongolfiere molto lontani da noi, quei signori. E La casa sulle nuvole, belle sordi di Giovannesi. Poi Fratelli d'Italia, la seconda generazione dei migranti, i figli dell'emigrazione italiana che parlano romanaccio, Francesca Fiume in Silvis Pacem Parabellum di Stefano Calvagna, Ali agli occhi azzurri 2012, che un po' era, diciamo, la versione drammaturgica di Fratelli d'Italia. Adesso con questo terzo film, presentato anche lui alla Gazzetta del Realizzatore, facciamo un film di genere, cioè è un cinema che ho già visto mille volte, Animali che attraversano la strada, Saimir, Ali agli occhi azzurri, quindi mi viene sempre un po' da ridere quando sento l'entusiasmo attorno a questi film, quando sento anche la parola cinema d'autore, prendo la pistola, cioè è un film pieno di cliché. La tecnica di ripresa è Gomorra di Garrone. Perché era geniale? Perché il Garrone chiudeva il campo, però perché era geniale il pedinamento e la chiusura del campo con la camera a mano all'interno del genere crime o del noir o del gangster movie, chiamatelo come volete? Perché quando Salvatore Striano irrompeva in campo all'improvviso puntando la pistola a Gianfelice Imparato, io spettatore sentivo all'improvviso tutta la pericolosità del fuoricampo, con Garrone che appunto quindi con questa camera andava in giro, non faceva mai i controcampi, e quindi si creava una tensione geniale, perché Gomorra è il più grande, è l'unico vero capolavoro che ha prodotto questo paese negli ultimi 20 anni, si creava questo gioco stupendo con lo spettatore, secondo me, di tensione, perché se tu non mi fai appunto mai campo medio, controcampi, se tu mi isoli veramente un campo e me lo fai andare in giro così, poi quando Salvatore Striano mi rompe dentro, io spettatore sento una grandissima sorpresa. Mi sembra che non ci siamo mossi da lì, da Gomorra. Anche i Dardenne, insomma, sembra appunto un film dei Dardenne su come Giovannesi segue i personaggi dentro il carcere. Ci sono anche delle cose che mi hanno dato molto fastidio, come Daphne che riceve il lettore MP3, che è una cosa che chiede molto, la chiede quattro volte, il lettore MP3 dal papà,
e sente Sally di Vasco Rossi perché il papà le dice: guarda, ti ho lasciato le mie canzoni. E il personaggio di Valerio Mastandrea è stato in prigione, però ovviamente ha Sally di Vasco Rossi, che è molto anche chic da sentire al cinema. Insomma, non me ne voglia Giovannesi, che adoro come cineasta, mi sembra proprio uno di quei film sul dolorismo, mi sembra uno di quei film sull'emarginazione realizzata dalle persone che poi il weekend si vedono a Capalbio. E questo mi ha un po' irritato. Il personaggio di Mastandrea è scritto malissimo, non accade mai nulla sostanzialmente in questo film. E quindi avrei potuto prevedere ogni scena, sono un vecchio critico, ma solo questo per dirvi, signori, solo una cosa su cui in modo come al solito sgradevole ho battuto il tasto anche nella pazza gioia di Virzì: non è cinema d'autore. Ogni cinematografia ha il suo cinema di genere. Questo è il nostro cinema di genere. Io potevo prevedere ogni inquadratura dopo. Dentro Fiore di Claudio Giovannesi non mi sono mai sorpreso. Il finale è senza picchi e senza sbalzi. Questo fiore non è sbocciato, questo fiore è da bocciare, a meno che non ci esaltiamo. Se ci esaltiamo, io questo film lo boccio, e secondo me non deve particolarmente essere fatto, perché l'abbiamo già visti. Noia, noia. Se questo film passa per quello che è, cioè un film di genere, come Transformers di Michael Bay, molto codificato, molto chiuso, molto limitato, molto scontato, va bene così, ma vi prego, non entusiasmatevi, perché se voi vi entusiasmate, io mi sparo. Fiore, Claudio Giovannesi, ciao Bettista.